Ehi, che ne dici di svelare la tua psicologia e il tuo carattere usando delle illusioni ottiche? Ti va di giocare? Le regole sono semplici. Ricorda la prima cosa che vedi in ciascuna immagine. Se in questa immagine vedi un cavallo, dai molto valore all'amicizia. Hai ottime capacità sociali e una personalità fiduciosa e affidabile. Se invece del cavallo hai visto solo la testa, forse significa che tendi a criticare tutto e non dai mai ascolto alle opinioni degli altri pur di raggiungere il tuo scopo. Prossima illusione. Se hai visto un coccodrillo, vuol dire che ti piace fare una vita tranquilla e non ami troppo buttarti sulle novità. Se invece hai visto una barca, hai una personalità molto creativa e fai attenzione anche ai minimi dettagli. Se qui hai visto una donna, allora hai una mente analitica e usi di più l'emisfero sinistro del cervello. Se invece hai visto un uomo anziano, significa che hai un carattere gentile e sensibile e una spiccata empatia verso gli altri. Sei un tipo creativo e l'emisfero dominante del tuo cervello è quello destro. Le colonne bianche in questa immagine rappresentano la tua voglia di comfort e sicurezza, ma ogni tanto nella vita bisogna osare per fare nuove esperienze e per imparare. Se invece hai visto la sagoma di due uomini, allora sei una persona che non resiste a stare sempre nello stesso posto. Devi spostarti di continuo. Cosa vedi qui? Dei fiori o il volto di una donna? Se vedi fiori, sai apprezzare la bellezza del mondo e adori la natura. Se invece hai visto per prima cosa un volto femminile, vuol dire che hai una spiccata abilità a cogliere ogni dettaglio in qualsiasi situazione, prendendo sempre la decisione giusta. Se questa immagine per te è un'esplosione di arancione, hai delle innate doti da leader. Se invece la prima cosa che vedi sono delle dita nere, vuol dire che sei una persona compassionevole, generosa e gentile. Qui vedi per caso due facce? Hai un carattere estroverso, sei socievole e ti piace sempre stare in mezzo alla gente, però ti fai spesso influenzare dagli altri, quindi attenzione alle compagnie che scegli. Se però hai visto per prima cosa un candeliere, allora al contrario sei una persona introversa che tende ad evitare le altre persone, ti piace molto di più stare a casa tua che in qualche festa noiosa e rumorosa, piena di gente. Questa fa paura. Ma se hai visto un teschio significa che hai difficoltà a prendere le decisioni giuste. Devi sforzarti per trovare il coraggio e prendere il controllo della situazione. Questo però ti rende anche più forte. Se invece vedi una donna, è probabile che tu stia vivendo un periodo stressante, emotivamente e fisicamente. Forse hai appena passato un brutto periodo nella vita. Non c'è problema, sei qui con noi, nel lato positivo. Se qui vedi degli alberi, sei una persona ambiziosa e soprattutto perfezionista. Se invece la prima cosa che hai visto sono delle radici, sei una persona che pensa sempre a come potersi migliorare. Se però l'intera immagine ti ha ricordato delle labbra scure, sei una persona che non sente il bisogno di andare a fondo nelle cose e applicarsi molto nello studio. E mi sa anche che ti piace la cioccolata. E qui cosa abbiamo? Un fiume o una scogliera? In ognuno di questi casi sei una persona ottimista e sai adattarti con facilità ad ogni cambiamento nella vita. Ma se la prima cosa che hai visto è un gatto bianco, vuol dire che ti piace la stabilità e sei in perfetto equilibrio emotivo e mentale. E naturalmente ti piacciono i gatti. Se invece hai visto come prima cosa un volto in questa immagine, sei una persona davvero molto creativa. Per te ogni minima cosa è un'opportunità e la tua curiosità viene prima di tutto. Wow, e questo cos'è? Un'esplosione? Ti spaventi facilmente allora. Hai sempre paura di tutto, specie dell'ignoto. Forse vivi anche un conflitto interiore. Se invece vedi un bel bacio appassionato nel fumo, vuol dire che per te il valore più importante nella vita è la famiglia. Priorità numero uno per quanto ti riguarda. Oh, che orsetti carini! Se li hai visti anche tu, allora sei capace di risolvere facilmente ogni problema. Sai guardare alle cose nel loro insieme e trovare la soluzione migliore. Se però in questa immagine vedi un paesaggio montano, significa che fai più affidamento al tuo intuito. A guidarti nelle tue decisioni è sempre l'istinto, quasi un sesto senso. Ti consideri realista? Se hai visto un grosso gatto blu, allora lo sei. Non dai gran valore alla tua immaginazione, il tuo spirito pratico è sempre il tuo migliore alleato. Se invece hai visto per prima cosa un topolino, riesci sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno, anche nelle situazioni più problematiche. Prossima illusione. Se vedi una ragazza affacciata alla finestra, attenzione, potrebbe voler dire che ti aspetti da un momento all'altro che succeda qualcosa di brutto.
e anche che sei una persona impulsiva. Se invece hai visto un teschio, sei decisamente pessimista, addirittura una persona cinica a sentire i tuoi amici, ma per te si tratta di puro realismo. Creatività contro logica. Cosa vedi qui? Se vedi per prima cosa un sassofonista in rosso, allora sei una persona dalla mente sistematica e analitica. Probabilmente te la cavi bene con la matematica e le lingue straniere. Se invece vedi un ritratto di signore in questa immagine, al contrario, hai una personalità molto creativa ed emotiva. Vedi un uccellino qui? Allora tendi a sognare ad occhi aperti, forse hai un carattere un po' stralunato, ma quello a cui pensi in realtà è come rendere il mondo un posto migliore. Se invece vedi il primo piano di un leone, allora sei una persona coraggiosa, non esiti ad affrontare di petto le tue insicurezze e per te ogni giorno è una nuova battaglia. E qui cosa abbiamo? Coccodrilli? Se sì, tendi a tenere sotto controllo ogni aspetto della tua vita, non sopporti che sia qualcun altro a darti degli ordini. Se invece lì in mezzo hai visto un uccellino, sei una persona altruista, ti piace aiutare gli altri, sei affidabile e cordiale. Bene, se qui la prima cosa che vedi è un'automobile, consideri la tua libertà personale come il tuo valore prioritario. Più di tutto ti piace partire su due piedi e vedere nuovi posti, conoscere nuove persone e nuove culture. Se vedi una persona con un binocolo, allora hai una mente analitica, ma spesso ti concentri troppo poco sui dettagli. Tendi a vedere le cose nella loro prospettiva generale, ma a volte bisogna prestare attenzione anche agli aspetti secondari. Se hai visto la lettera A, complimenti! Significa che hai una vista infallibile, da vera aquila. Tuffati a caccia di salmoni. Oh, hai anche un intuito infallibile! Questo è più difficile. Se sei una ragazza e qui vedi il viso di un uomo, significa che stai cercando un compagno, oppure il tuo attuale partner è per te il tuo intero mondo e senti un forte legame emotivo con lui. Se invece vedi un volto femminile, sei un tipo indipendente e hai piena fiducia in te stessa. Se invece sei un maschietto e vedi il volto di un uomo, soffri molto la competizione con gli altri uomini, che siano colleghi, amici o la gente che vedi in palestra. Se invece vedi un volto femminile, sei in cerca del tuo vero amore. Con calma però, o l'ansia prenderà il sopravvento. Questo è un test da veri Sherlock Holmes. Dirai, ma sono due scoiattoli, no? In questo caso hai un carattere piuttosto pigro e non presti troppa attenzione. Piega un po' la testa verso sinistra. Ecco, ora vedi un volto femminile. Se però lo hai visto subito come prima cosa, allora sei una persona incredibilmente attenta ai dettagli e capace di andare d'accordo con tutti. Ora andiamo a determinare la tua età psicologica. Se la prima cosa che vedi sono volti di persone anziane, hai già vissuto una vita lunga e soddisfacente. Sicuramente ti porti dietro bei ricordi. Se invece vedi una giovane coppia seduta una accanto all'altro, vuol dire che hai ancora tutta la vita davanti a te. Ora preparati a dare una risposta velocissima. Ricorda la prima cosa che vedi. Pronti? Via! Se hai visto un volto sorridente, sei una persona ottimista. Se hai visto un libro aperto, sei molto intelligente e dall'intuito ben sviluppato. Se hai visto delle rose, sei una persona calma e gentile. Una croce un po' storta significa che sei molto leale. Se hai visto dei palloncini, hai un carattere allegro e molto fantasioso. Se la prima cosa che hai visto era un cuore, sei una persona gentile e affettuosa. Se hai visto la faccia di un leone, non temi nulla e nessuno. Se invece per prima cosa hai visto una cravatta, sei una persona determinata e diligente. Oh, se invece hai visto un cono gelato, significa che è ora di andare dall'oculista, perché non c'era mica nell'immagine. Che tu ci creda o no, questa illusione ottica ti farà capire se devi guidare sotto la pioggia o no. Guarda questa immagine. Prova a trovare la sequenza di numeri nascosti al suo interno. Ok, via. Hai detto 3, 4, 5, 2, 8, 3, 9? Se è così, allora la tua sensibilità al contrasto è perfetta. La cosiddetta sensibilità al contrasto ti aiuta a vedere chiaramente il contorno di piccoli oggetti. Se questa caratteristica non è ben sviluppata nel tuo sistema, allora non dovresti proprio guidare sotto la pioggia o anche quando c'è nebbia. Da un'occhiata a questa immagine.
Quale animale non è rappresentato qui? Un coniglio, un'anatra o una lumaca? L'immagine non rappresenta assolutamente una lumaca. Bravo se hai indovinato! Quante scene diverse riesci a individuare in questa immagine? 3? 4? Fa un tentativo! Sono solo 2. Dovresti essere in grado di vedere il calice nella prima scena e poi, quando cambi il tuo focus, dovresti essere in grado di scorgere il profilo di 2 volti con uno sfondo bianco. Ok, guarda entrambe le immagini. Riesci a dire se il cerchio a destra è più grande del cerchio a sinistra? Che tu ci creda o no, questi 2 cerchi sono effettivamente della stessa esatta dimensione. Questa illusione è conosciuta come l'illusione di Ebbinghaus ed è stata scoperta da un fisiologo tedesco nei primi anni del Novecento. Una delle possibili spiegazioni per cui il nostro cervello va in tilt guardando questa immagine è dovuta alla dimensione dei cerchi esterni. Poiché i cerchi a destra sono molto più grandi, fanno sembrare quello a destra più piccolo di quello a sinistra. Riesci a fissare l'occhio di questo pappagallo per 15 secondi? Continua solo a guardarlo. Ti dirò quando puoi chiudere gli occhi. Stai per assistere a un grande esempio di un after image. 3, 2, 1 e chiudi i tuoi occhi. Riesci a vedere un pappagallo rosso? Non è incredibile che nonostante questo pappagallo sia bianco e nero, hai l'illusione di vedere il colore rosso? Ancora una volta, è solo il tuo cervello che cerca di indovinare il colore di qualcosa. Dietro tutti questi piccoli puntini neri c'è un'immagine. Fai parte dell'1% delle persone che riescono a vederla? È un Minion! Complimenti se l'hai notato! Eccone un'altra in questo stile. Riesci a vedere cosa è nascosto qui? È una tartaruga ninja. Sinceramente dovevi essere un po' un ninja per notarla. E per quanto riguarda questa? Oh cielo, è Homer Simpson! Quindi ora c'è qualcosa nascosto dietro strisce nere? Come funziona la tua vista a raggi X? Hai indovinato se hai detto che è uno dei draghi di Dragon Trainer. Che carino! Riesci a dire quale cerchio in questa immagine è il più scuro? Oh oh, questa è decisamente una domanda ingannevole. Tutti i cerchi sono esattamente dello stesso colore. Questo è un classico esempio di illusione ottica di saturazione. Mostra come il nostro cervello percepisca il colore in modo molto soggettivo. L'illuminazione e lo sfondo di un oggetto influenzano il modo in cui lo vediamo. Quindi, quando il cerchio grigio viene posto su uno sfondo più scuro, tendiamo a credere che sia più luminoso del suo vero colore e viceversa. Questa illusione è chiamata il triangolo impossibile. Ma aspetta, cosa lo rende così impossibile? Hai solo pochi secondi per capirlo. Il cosiddetto triangolo di Penrose è noto anche come triangolo impossibile perché non potrebbe mai esistere nella realtà. Questo magico triangolo sfida le leggi della geometria euclidea.
Se segui una palla che scorre sulla superficie del triangolo partendo dal punto più alto, noterai qualcosa di strano. Sembra che il lato sinistro del triangolo si allontani dall'osservatore, mentre il lato destro si avvicini. Il triangolo di Penrose è il tipo di figura geometrica che può esistere solo come un'illusione ottica, perché ecco com'è se lo smontiamo. Non sembra affatto un triangolo, vero? Da un'occhiata a questa immagine, secondo te, quale riga è la continuazione di quella nera? La riga rossa o la riga blu? Per quanto possa sembrare, la linea blu è in realtà la linea rossa. Quest'illusione è stata discussa per la prima volta negli anni 60 ed è chiamata l'illusione di Poggendorf. Questo è un classico esempio di come il nostro cervello percepisce le forme geometriche e la profondità. Secondo gli scienziati, il nostro cervello cerca di percepire le immagini bidimensionali con proprietà tridimensionali. Per questo motivo distorce la profondità tra le linee in questa immagine. Figo, vero? Da un'occhiata a questa scala. Ora capovolgiamo l'immagine sotto sopra. Sembra ancora una scala, ma invece di andare da destra a sinistra, sembra che vada da sinistra a destra. Non chiudere gli occhi, però. Se batti le palpebre, l'illusione scomparirà e ti ritroverai con l'immagine originale. Questa illusione è conosciuta come scala di Schröder ed è stata inventata dallo scienziato tedesco Heinrich Schröder nel 1858. È davvero semplice, ma racconta dello stesso principio che abbiamo visto nell'illusione precedente. Se smontiamo la scala, noterai che l'immagine è in realtà piatta. Quello che il nostro cervello percepisce come un'immagine tridimensionale è solo una combinazione di ombra e luce. Questo significa che il 3D stesso è già un'illusione ottica. Questo succede perché il nostro cervello cattura le immagini e cerca di farle corrispondere a ciò che già conosce. Vede un'ombra in un'immagine 2D e la interpreta come profondità. Fondamentalmente crea una prospettiva irreale dell'oggetto di fronte ai nostri occhi. In questo caso lo chiamiamo una prospettiva tridimensionale. Questi cerchi sembrano muoversi praticamente ovunque gli sia detto. Credi che si stiano realmente muovendo? O potremmo dire che sono fermi? So che è difficile da credere, ma non si stanno muovendo di un millimetro. Quest'illusione ha sconcertato tutti, ma ecco cosa sta succedendo dietro le quinte. C'è un bordo interno ed esterno molto molto sottile in questi cerchi e questi bordi sono di un colore diverso rispetto alla maggior parte del cerchio. Per creare l'illusione, gli animatori fanno muovere questi bordi esterni, ma poiché c'è una variazione di colore, il nostro cervello interpreta tutto ciò come se fosse l'intero cerchio a muoversi. Ecco perché anche se blocchiamo le frecce, abbiamo ancora l'impressione che i cerchi si stiano muovendo. Guarda questa immagine. Sembra che il quadrato al centro respiri, giusto? Come se stesse crescendo di dimensioni e poi si riducesse. E se ti dicessi che sta solo ruotando, ma non cambia di dimensioni? Ecco cosa sta accadendo. Questa illusione si chiama motion binding. Succede quando il nostro cervello cerca di prevedere il movimento di uno degli elementi nell'immagine. Roba da matti! Proviamo un altro esperimento. Fissa la croce al centro di questa immagine per 10 secondi a partire da ora. Tutti i colori dell'immagine sono svaniti e tutto ciò che potete vedere è una pagina bianca? Stranamente, il nostro cervello cancella semplicemente tutti i colori sfumati e ci lascia con uno schermo bianco. Per iniziare, abbiamo quella che sembra una barra grigia che si muove su e giù su uno sfondo arancione. Ma se fissi questo piccolo punto nero, potresti vedere la barra grigia trasformarsi in un colore diverso. Quale colore hai visto?
Hai detto blu? Esatto, era proprio quello. C'è un'immagine grafica di una città con un punto nel mezzo. Fissa questo punto per circa 10 secondi a partire da ora. Wow, cosa è appena successo? Anche dopo che l'immagine diventa in bianco e nero, il nostro cervello è ancora in grado di percepire i colori originali. Questo è un altro esempio di immagine residua. Dopo aver fornito al nostro cervello un'immagine fissata di qualcosa, quando la rendiamo in bianco e nero, il nostro cervello sta ancora cercando di indovinare i suoi colori. Lily sta tornando a casa da scuola quando, all'improvviso, un enorme portale si apre davanti a lei. Curiosa, decide di attraversarlo. Il portale la porta dritta al castello del grande Zormir, un mago famoso per aver sfruttato il potere di migliaia di pietre filosofali. Non appena Lily attraversa il portale, egli lo chiude. Le dice che è stata scelta per partecipare a una grande missione e che potrà lasciare il castello solo se accetta di stare al gioco. Deve rispondere correttamente a tutti gli indovinelli e solo allora la lascerà andare. Per il primo indovinello le mostra questa immagine e le chiede di capire quale parola vi è nascosta. Puoi aiutarla? È la parola su. Bravi tutti e due. A Zormir piace giocare con i trucchi e le illusioni, così per il prossimo trucco chiama uno chef. L'uomo arriva con un carrello pieno di empanadas spagnole e a Lily viene l'acquolina in bocca. Lily deve mangiare tutte le empanadas tranne una. E deve scegliere bene perché un'empanada è avvelenata. Guarda l'immagine, puoi aiutare Lily a trovare quella che non deve mangiare? Vediamo, quella in basso a sinistra è sospetta. Una strana sostanza verde fuoriesce da quella empanada, probabilmente a causa di qualche veleno. Oh my God! Phew, Lily ne esce viva. Poi Zormir le mostra uno strano quadro con una delle sue solite illusioni. Riesce a capire quale parola è nascosta qui? È la parola neve. Per passare al livello successivo, Lily deve indovinare la risposta a questo semplice indovinello. Cosa ha le chiavi ma non apre serrature e canta senza bocca? La ragazza ci mette un po' a capirlo, ma poi indovina. Cosa ha risposto? Che è un pianoforte. Lily viene portata in una stanza vuota del castello. Non c'è nulla tranne quattro porte. Il grande Zormir dice a Lily che deve trovare una macchina del tempo dietro una di queste porte e le lascia un indizio. Fidati di una sola iscrizione e ti condurrà al tesoro. Su ogni porta c'è una scritta. Il cartello sulla porta A dice: è dietro la porta B o C? Il cartello dietro la porta B dice: è dietro la A o la D? La porta C dice: è qui dentro. E la porta D dice: non è qui. Riesce a indovinare quale porta ha aperto Lily? Vediamo. Se la macchina del tempo si trovasse dietro la porta A, allora sarebbero vere sia l'affermazione B che D. Se fosse dietro la porta B, allora sarebbero vere sia la A che la D. Se fosse dietro la porta C, allora A, C e D sarebbero vere. Ma se la macchina del tempo fosse dietro la porta D, allora le affermazioni su tutte le altre porte sarebbero false, tranne quella sulla porta B. La regola dice di fidarsi solo di un'iscrizione, quindi è dietro la porta D. Lily apre la porta e trova la macchina del tempo. Accanto ad essa c'è una serratura digitale super moderna che richiede un codice di accesso. Il problema è che, oltre ai numeri, ci sono anche delle emoji.
Lili non ha idea della combinazione da premere, ma Zormir ha lasciato un indizio. 2 più 2. 3 più 3. 7 più 7. Puoi aiutare Lili? La ragazza deve sovrapporre i numeri l'uno sull'altro. Una volta fatto, deve girarne uno. In questo modo otterrà l'immagine di un pesce, del numero 8 e di un triangolo. Quindi la combinazione corretta per sbloccare la serratura è emoji del pesce, numero 8 e triangolo. Difficile. Il grande Zormir ha già impostato la macchina del tempo su un'epoca del passato. Così Lili viene teletrasportata ai tempi degli antichi romani. Guarda l'immagine, riesci a individuare un altro viaggiatore del tempo nella foto? Ah, eccolo! Ha in mano una torcia elettrica, non esistevano di certo a quei tempi. L'altro viaggiatore del tempo dice a Lili che per tornare alla sua linea temporale deve scoprire cosa si nasconde in un'altra illusione di Zormir. Riesci a indovinare quale parola è nascosta qui? È la parola Do. Bene. Yes! Lili torna alla sua linea temporale, ma invece di tornare al castello, si ritrova bloccata su un'isola deserta. C'è una nota di Zormir che dice: il gioco è appena iniziato. Devi trovare la strega del posto e chiedere il suo aiuto. Guarda l'immagine, riesci a trovare qualcosa che possa aiutare Lili a trovarla? Ah, hai occhio per i dettagli! Ci sono 4 pezzi di carta strappati che insieme formano una mappa. La mappa conduce alla dimora della strega. Camminando nel bosco verso la casa della strega, Lili si imbatte in un orso. Deve prendere una decisione e alla svelta. Può scappare dall'orso il più velocemente possibile, oppure può alzare le mani e camminare lentamente all'indietro fino a quando l'orso non sarà più visibile. Qual è la scelta migliore? Se scappasse, l'orso potrebbe sentirsi attaccato e farle del male. Quindi Lili deve scegliere la seconda opzione. Finalmente, ecco la casa della strega. Lili bussa e la strega la fa entrare. Le chiede aiuto, ma la strega è preoccupata per qualcos'altro. Stava lavorando a una nuova pozione d'amore con l'aiuto dei suoi elfi, ma si è appena accorta che la sua preziosa piuma di falco è sparita. Chiede quindi a Lili se può scoprire quale elfo l'ha presa. Lili risponde di sì e inizia a interrogarli. Arion dice di essere stato occupato a dare mele alle fate per metà della preparazione della pozione e che prima si era assicurato che la strega avesse tutti gli ingredienti necessari. Elowen dice che stava lavorando a un altro calderone per testare una pozione anti-invecchiamento. Dice anche che era sicuro di aver visto la piuma prima che la strega iniziasse. E l'aria è stata tutto il pomeriggio a separare le erbe cattive da quelle aromatiche e non ha notato nulla di strano in casa. Lili si prende un po' di tempo per riflettere e alla fine trova la risposta. Riesce a capire chi è stato? Non è stato nessun elfo. Lili ha notato che la piuma caduta è rimasta incastrata in una fessura del pavimento. La strega deve averla fatta cadere e non si è accorta che era sul pavimento. La strega è felice dell'aiuto di Lili e le dice che l'aiuterà a fuggire dal grande Zormir. Apre 3 portali in modo che Lili possa scegliere quale attraversare. Il primo portale la condurrebbe a New York. Il secondo portale la porterebbe direttamente a scuola. E l'ultimo portale la condurrebbe su una bellissima isola delle Bahamas. Guarda l'immagine. Quale portale dovrebbe scegliere? Beh, potrebbe essere divertente visitare New York, ma c'è una grande tempesta di neve in corso. E perché mai qualcuno vorrebbe andare su un'isola circondata da squali?
Lily dovrebbe tornare a scuola. Si dice vedere per credere, ma è davvero così? Le illusioni ottiche hanno un modo sorprendente di ingannare il nostro cervello. Utilizzano una combinazione di colori, luci o modelli particolari che possono farci vedere cose che non ci sono. Oggi facciamo un giro di prova per il nostro cervello e vediamo come funzionano queste illusioni. Dietro tutti questi piccoli punti neri c'è un'immagine. Fate parte di quell'1% di persone che riescono a vederla. È un Minion. Congratulazioni se l'avete notato. Eccone un altro in questo stile. Riuscite a vedere cosa si nasconde qui? È una tartaruga ninja. Onestamente bisognava essere un po' ninja per vederla. E che dire di questo? Accidenti! È Homer Simpson! Quindi ora c'è qualcosa nascosto dietro le strisce nere. Come funziona la tua visione a raggi X? Se hai visto uno dei draghi di How to Train Your Dragon, hai fatto centro. È carino! Stiamo passando alla fase 2, quindi la cosa si farà un po' più complicata, ok? Il vostro compito è trovare il quarto oggetto in ogni immagine. Avete 7 secondi per individuare tutti e 4 gli oggetti. 3, 2, 1, via! Per caso qualcuno ha trovato la cannuccia? Ad ogni modo, potresti individuare il chiodo. Cos'è stato più difficile da trovare? L'uomo o il bottone? Adesso faremo un salto di qualità. Questo è un livello di difficoltà medio e avrete 7 secondi per trovare tutti e 4 gli oggetti. Pronti? Via! Qualcuno ha trovato le patatine fritte? Io no di certo. E ora, 4 donne e un bambino. Accidenti! È difficile! Qualcuno riesce a individuare il pettine per capelli? Eccone un altro per voi! Dove si nascondeva quella banana? Buona fortuna per il prossimo! Quindi la busta si nasconde dietro il tubo del bagno. Adoro il bianco e nero. Ma sono ancora alla ricerca di quell'uovo bianco. Se questa fosse la mia stanza, mia madre mi direbbe di pulirla al più presto. Mi ci è voluto un po' per trovare quell'uccellino, ma la missione è riuscita. Buongiorno a tutti. Oh, che sfortuna, non sono riuscito a trovare il libro. Voi riuscite? Quale oggetto non si trova qui? Ho avuto difficoltà a individuare il pennello. Troppi dettagli, troppo poco tempo. Troppi dettagli, troppo poco tempo. Devo dire che hai un ottimo occhio per i dettagli, ma ora stiamo cambiando il gioco. Sapete come si dice, bisogna cambiare continuamente gli stimoli per far funzionare sempre meglio il cervello. Ora è il momento delle emoji. In questo round avrete 4 secondi. Avete visto che una di loro non aveva le lacrime di risata? Dov'è l'emoji davvero triste? Ed io che pensavo che i clown dovessero essere sempre felici. Immagino che anche loro abbiano delle giornate storte, eh? E questo?
Oh, è quello senza sopracciglia, vero? Riuscite a individuare l'intruso? Oh, quindi è un hamburger senza latticini. Ce n'è uno con una faccia diversa dal solito. È quello giusto. Penso che i vostri occhi siano abbastanza allenati ora, quindi passiamo ad alcune illusioni ottiche ad alto livello, ok? La prima si chiama triangolo impossibile. Ma aspettate, cosa lo rende così impossibile? Avete 7 secondi per capirlo. Il cosiddetto triangolo di Penrose è noto anche come triangolo impossibile, perché non potrebbe mai esistere nella realtà. Questo triangolo magico sfida le leggi della geometria euclidea. Se si segue la pallina che scivola sulla superficie del triangolo dal punto più alto, si nota qualcosa di strano. Sembra che il lato sinistro del triangolo si estenda lontano dall'osservatore, mentre il lato destro è più vicino a noi. Il triangolo di Penrose è un tipo di figura geometrica che può esistere solo come illusione ottica, perché se lo smembriamo appare così. Non è affatto un triangolo, eh? La prossima illusione si chiama Pac-Man inseguitore. Vedrete perché. Fissate la croce centrale per 5 secondi. L'immagine sembra in movimento, non è vero? E di tanto in tanto si può anche vedere un disco verde apparire tra le sfere lilla. Ora, questa immagine ci permette di assistere a due illusioni contemporaneamente. In primo luogo, sebbene l'immagine sembri in continuo movimento, qui non c'è nulla che si muove. Ve lo assicuriamo. Questo fenomeno è noto come fenomeno Fay. Si verifica quando oggetti fermi vengono affiancati e illuminati rapidamente uno dopo l'altro, creando un'illusione di movimento. Ora guardate di nuovo il centro dell'immagine, riuscite a vedere il disco verde? Questa seconda illusione si chiama After Image e si verifica quando il cervello cerca di sostituire un elemento con un altro, mentre l'elemento originale scompare. Ma perché è verde, vi chiederete? Perché il verde è il colore complementare del lilla. Se cambiamo il colore del disco in blu, il colore dello spazio cambia in giallo, che è il colore complementare del blu. Bello, vero? Riuscite a fissare questo pappagallo per 15 secondi? Continuate a fissarlo. Vi dirò quando potrete chiudere gli occhi. State per assistere a un altro esempio di After Image. 3, 2, 1 e... chiudete gli occhi. Riuscite a vedere un pappagallo rosso? Non è incredibile che anche se questo pappagallo è in bianco e nero si ha l'illusione di vedere il colore rosso? Anche in questo caso si tratta solo del vostro cervello che cerca di indovinare il colore di qualcosa. Non si muovono meravigliosamente questi serpenti? Se solo non fosse che in realtà sono fermi. Questa classica illusione ottica è causata da ripetizioni asimmetriche e da specifiche combinazioni di colori. L'illusione mescola colori più chiari come il giallo e il bianco con tonalità più scure di blu e nero. Questa combinazione fa sì che la retina invii segnali al cervello, sostenendo che questi cerchi si stiano muovendo. Per sfatare questa illusione e vedere le cose come stanno realmente, è necessario fissare una parte dell'immagine. In questo modo vedrete che la rotazione si arresterà lentamente. Guardate questa immagine. Sembra che il quadro al centro stia respirando, giusto? Come se crescesse di dimensioni e poi si riducesse. E se vi dicessi che sta solo ruotando senza cambiare le sue dimensioni? Ecco cosa succede. Questa illusione è chiamata motion binding. Si verifica quando il nostro cervello cerca di prevedere il movimento di uno degli elementi dell'immagine. Roba da matti! Questo è un altro esempio di illusione di movimento. Queste quattro barre sembrano muoversi parallelamente l'una all'altra, giusto? Sbagliato! Fanno tutte parte dello stesso quadrato in movimento. Ecco cosa succede dietro le quinte. Il nostro cervello si confonde. Quante barre si possono contare qui? Questa illusione ha lasciato internet perplesso. Le persone hanno contato fino a 11 barre, ma la maggior parte ne conta tra le 8 e le 7. Secondo il creatore di questa immagine, ci sono solo 6 barre complete. Provate a contare dall'alto verso il basso e noterete che le barre superiori sono reali. Ma quando si arriva alla sesta, le cose iniziano a diventare confuse e sfocate. Questo perché le ultime due barre sono incomplete, quindi quando si cerca di distinguerle, sembrano moltiplicarsi e non fanno altro che creare confusione. Se si traccia il puntatore lungo la settima e l'ottava barra, si può notare che sono incomplete. Sono state messe lì solo per confondervi. Riuscite a capire se le linee blu scuro sono parallele tra loro o inclinate? Di sicuro sembrano storte, ma in realtà non lo sono. Questa classica illusione ottica è stata descritta per la prima volta più di 100 anni fa.
ma solo negli anni 70 ha assunto il nome attuale di illusione parete del bar. Un ragazzo di nome Steve Simpson notò un effetto simile sulla parete di un bar di Bristol, ed eccoci qui. Vediamo ora come funziona. Per prima cosa sfochiamo un po' l'immagine, ancora un po', ecco fatto. In questo modo sarà possibile vedere che le linee blu scuro sono parallele tra loro. Se si osserva attentamente, i mattoncini bianchi e neri all'intersezione delle linee larghe sono ciò che rende possibile questa illusione. Inoltre, gli elementi curvi all'interno delle linee blu contribuiscono a rendere l'effetto illusorio ancora più forte. Se osservate attentamente questa immagine, noterete un quadrato in movimento che sembra cambiare di tono. Che tonalità vedete? Scure? Poi chiaro? Poi di nuovo scuro? Sbagliato! Il quadrato non cambia affatto. Il creatore di questa illusione è lo psicologo e artista giapponese Akiyoshi Kitaoka. Secondo lui è possibile vedere il proprio cervello che cambia le sue ipotesi sul colore del quadrato. Il colore è già un'illusione creata dal nostro cervello. Si dà il caso che il colore venga creato all'interno del nostro sistema visivo. Ciò che i nostri occhi percepiscono come blu è in realtà una lunghezza d'onda che viene riflessa come quel colore. Passando oltre, date un'occhiata a questa scala. Sembra piuttosto semplice, vero? Bene, ora capovolgiamo l'immagine. Sembra sempre una scala, ma invece di andare da destra a sinistra, sembra che vada da sinistra a destra. Ma non sbattete le palpebre. Se le sbattete, l'illusione sparirà e rimarrà l'immagine originale. Wow! Questa illusione è nota come scala di Schroeder ed è stata inventata dallo scienziato tedesco Heinrich Schroeder nel 1858. È semplice, ma rivela un meccanismo fondamentale del funzionamento del nostro cervello. Se smontiamo la scala, noterete che l'immagine è piatta. Ciò che il nostro cervello percepisce come immagine 3D è solo una combinazione di ombra e luce. Ciò significa che il 3D stesso è già un'illusione ottica. Questo accade perché il nostro cervello cattura le immagini e cerca di inserirle in ciò che già conosce. Così vede un'ombra in un'immagine 2D e capisce la profondità. In pratica crea una prospettiva irreale dell'oggetto che abbiamo davanti agli occhi. In questo caso la chiamiamo prospettiva tridimensionale. E ora guardate questo quadrato nero, attraversato da linee bianche perpendicolari. Se si osserva con attenzione, si noterà che i punti bianchi situati all'intersezione della griglia passano dal bianco al grigio e viceversa. Quando ci si concentra su un particolare punto, si vede che è bianco, ma non appena l'attenzione si distoglie, il punto diventa grigio. Questa è l'illusione della griglia di Hermann. Incredibile, vero? Possiamo fare un ulteriore passo avanti posizionando dei punti bianchi all'intersezione delle linee grigie. Tutti sono posizionati sopra lo sfondo nero. Se si osserva l'immagine abbastanza a lungo, si noterà che i punti neri iniziano a spuntare alle intersezioni della griglia, creando un effetto scintillante. Un altro nome per questa illusione è illusione di contrasto luminoso simultaneo. In un momento si percepiscono i puntini come bianchi e poi, quasi immediatamente, li si vede neri. Allora, perché i nostri sensi ci deludono facendoci vedere il grigio o il nero invece del bianco? Questa illusione dimostra uno dei principi più importanti della percezione umana. Non sempre si vedono le cose per quello che sono. Le cellule retiniche dei nostri occhi agiscono come recettori di luce. Quando un solo recettore viene illuminato, percepisce più luce rispetto a quando anche i suoi colleghi sono illuminati. Questo impedisce l'accensione dei recettori vicini. Con l'illusione Hermann, le linee bianche sono disposte in modo tale che ci sia più luce intorno alle intersezioni rispetto alle linee stesse. In questo modo i punti in corrispondenza delle intersezioni sono più inibiti e si vedono macchie più scure. Che ne dite? I vostri occhi hanno superato il test? Io credo di sì, ma il mio cervello è un po' stanco. Alla prossima! Guarda il puntino al centro per 10 secondi. Tre, due, uno. Ora guarda velocemente il soffitto e sbatti le palpebre un paio di volte. Ora vedi quadrati colorati sul soffitto. Che bei rettangoli! Ma da una seconda occhiata e vedrai che in realtà sono dei cerchi che fluttuano sullo sfondo a strisce. Fissa il punto centrale per 10 secondi e guarda cosa succede. Wow, i cerchi colorati si sono scambiati di posto. In effetti ora sono entrambi grigi e il tuo cervello ti fa vedere colori che in realtà non ci sono. Questa illusione può far crescere il tuo telefono. Fissa l'immagine. La magia sta accadendo? Continua a guardare. Ora guarda rapidamente il retro del telefono. Il logo si muove. Quanti colori vedi in questa immagine?
Se hai risposto 3, non è proprio così. Ci sono solo due colori, bianco e nero. Mentre la griglia si interseca, crea l'illusione del grigio. Che dire di questa? Ci sono solo 3 colori, rosso, blu e giallo. I quadrati interni sembrano diversi a causa delle griglie e degli sfondi. Questa griglia è rotta, ma puoi aggiustarla. Fissa il centro per 15 secondi e guarda cosa succede. Te l'avevo detto, adesso sembra sistemata. Questo accade perché il tuo cervello preferisce vedere degli schemi regolari. Si è diffuso dal centro ai bordi della griglia. Questa immagine è perfettamente statica. Basta fissarne una parte. Sì, non si muove più. Questo è un esempio di illusione di deriva periferica. Il tuo cervello fatica quando deve elaborare delle aree con diversa intensità di luce e ti fa credere che l'immagine sia animata. Riesci a dirmi se questa immagine è in movimento o statica? Ti do 10 secondi per capirlo. Di nuovo statica. I colori in contrasto creano l'illusione del movimento. Quanti animali vedi? Ce ne sono 8 nascosti tra le righe. Se ne hai visti 5 o più, hai un buon occhio. Sai dire quale di queste due linee gialle è più lunga? Sembra ovvio che la risposta sia quella più alta. In effetti, sono assolutamente della stessa lunghezza. Il tuo cervello viene distratto dagli altri elementi nell'immagine, come le linee di sfondo, e vedi l'immagine in modo distorto. E queste due righe? Qual è quella più lunga? Di nuovo, sono della stessa lunghezza. Il modo in cui sono impostati i cerchi fa sembrare la linea superiore più lunga. Quanti colori ci sono qui? Se hai detto 7, ottimo lavoro! Niente riesce a distrarti. Riesci a trovare l'errore? La sequenza numerica va bene, ma c'è una L in più. Andiamo sotto al mare. In 10 secondi cerca di trovare 3 differenze tra queste due immagini. Ottimo lavoro! Fa lo stesso anche qui. Le hai individuate tutte? Qui ci sono 3 differenze. Riesci a trovarle? Fantastico! Oh, sembra delizioso! Di nuovo ci sono 3 differenze. Spero che tu le abbia trovate tutte. Ci sono 5 differenze tra queste due immagini. Hai 10 secondi per trovarle. Ben fatto. Riesci a trovare 5 differenze qui? Non ti sfugge nulla! Aiuta questi gattini a trovare 8 oggetti nascosti. Miau, grazie! Questo cane è fatto di tante piccole cose. Riesci a trovarne 13? Sorprendente! L'autunno è un periodo impegnativo per gli agricoltori. Rendi loro la vita più facile e trova 20 oggetti di cui hanno bisogno. Wow, potresti fare il detective! Riesci a trovare 20 oggetti in questa immagine? Sentiti libero di mettere in pausa il video se hai bisogno di più tempo.
Ottimo lavoro! Questa volta devi trovare 12 cose nascoste, ma è più complicato a causa di tutti i puntini. Ce l'hai fatta! Andiamo avanti. Quello che vedi in queste illusioni ottiche può dire molto sulla tua personalità. Cosa vedi in questa immagine? Se hai visto delle montagne innevate, allora sei una persona umile. Prendi le cose come sono, ti piace pianificare le cose e fare tutto pian piano. Se hai visto prima dei cavalli, ti piace essere davanti a tutti e vivere a tutta velocità. Sei piuttosto impaziente e un lavoro noioso che richiede molta attenzione non fa per te. Ora, cosa attira la tua attenzione? Se è un tranquillo torrente nel bosco, vedi sempre il quadro generale delle cose. Rimani calmo anche quando tutti intorno a te perdono la pazienza. Sai sempre come scegliere rapidamente l'opzione giusta. Se per te è una faccia scontrosa, tendi a pensare troppo e vedi il marcio in ogni situazione. Non fai amicizie facilmente, ma chi è tuo amico lo sarà per sempre. E ora, la prossima illusione. Se hai visto una faccia, hai una mente brillante e ti piace tenerla occupata. Sei bravo a risolvere compiti impegnativi e hai sempre delle idee brillanti. Se invece hai visto una bella signora, sei un vero artista. Prendi ispirazione da qualsiasi cosa ti circonda. Ti rende felice scrivere, dipingere, cantare o creare musica. Questo è piuttosto semplice, o no? Se vedi un gufo che sta per atterrare, ti piace lavorare in squadra ed è facile lavorare con te. Non ti dispiace condividere con gli altri il merito di ciò che hai fatto. A volte hai troppa paura di esprimerti, ma ricorda che le tue idee sono importanti quanto quelle degli altri. Se hai visto una ragazza che guarda in lontananza, hai delle incredibili capacità comunicative. Ti senti a tuo agio anche in mezzo alla folla e ti piace condividere tutto ciò che riguarda la tua vita sui social media. Che mi dici di questa? Se per te è una cascata, ami viaggiare ed esplorare nuovi posti. Non hai paura di niente, tranne che della noia. Dici sempre di sì a nuove avventure. Se hai visto una giovane coppia, sei un vero romantico. Credi che l'amore trionfi sempre. E anche quando qualcuno non si comporta bene, lo perdoni e cerchi di trovare una spiegazione per quello che ha fatto. Cosa ne pensi di questa immagine? Se per te è una persona in piedi su una roccia, sei un introverso. Ti piace stare da solo per mettere ordine e ricaricare i tuoi pensieri. Non hai molti amici, ma sei molto fedele ai tuoi cari. Se per te è il volto di una ragazza, spesso vivi nel mondo dei sogni. Cerchi sempre di migliorare la tua vita e a volte dimentichi di vedere il bello nella quotidianità. Prova a cogliere l'attimo. Che mi dici di questa? Se sono due alberi intricati, non hai paura di dire la verità, qualunque essa sia. Pensi sempre di avere ragione e non è facile farti cambiare idea. A volte puoi anche chiedere aiuto agli altri e seguire i loro consigli. Se vedi una ragazza che ti sta voltando le spalle, hai paura di ferire i sentimenti degli altri. Cerchi in ogni modo di evitare il conflitto e la dai vinta agli altri solo per farli sentire meglio. Quale animale vedi per primo in questo curioso schema? Se la giraffa è il primo animale che hai visto, sei divertente, influente e carismatico. Proprio come me! Sei spontaneo e sempre pieno di energia, e per questo hai tanti amici. Puoi convincere chiunque di qualsiasi cosa, ma ricorda, usa questo talento con saggezza. Se hai visto per primo il gatto, non ti piace parlare molto e preferisci guardare da lontano e analizzare le cose. Sei indipendente e autosufficiente, quindi crei le tue regole e le segui. Se hai visto per prima un'anatra, sei un vero ottimista. Ti godi ogni momento e vedi sempre il lato positivo delle cose. Ti piace esplorare nuovi posti, apprendere nuove abilità e la tua curiosità non ha limiti. Se l'elefante ha attirato per prima la tua attenzione, sei leale e genuino. Ti preoccupi profondamente di tutto e di tutti quelli che ti circondano. La tua famiglia e i tuoi amici sanno che possono sempre contare su di te per risolvere qualsiasi problema. Nel caso tu abbia notato l'orso, sei una persona razionale e conservatrice. Credi nei tuoi valori e ti piace vivere secondo le tue regole. Sei premuroso e attento e ami l'armonia. Se invece hai visto un coniglio, sei pieno di energia e diffondi gioia come nessun altro. Hai un grande senso dell'umorismo e una fervida immaginazione. Ti piace condividere la tua felicità con gli altri e sei sempre l'anima di ogni festa. Nel caso in cui tu abbia visto un leone per primo, sei un leader nato.
ti fissi degli obiettivi e cerchi di raggiungerli, non importa quanto sia difficile. Le persone ti seguono volentieri perché sei sicuro al 100% che avrai successo. E se hai visto un polpo, allora devi andare subito a farti controllare gli occhi perché non c'era alcun polpo. Temo dovrai metterti gli occhiali da vista. No, dai, sto scherzando! Avrai 10 secondi per ciascuna illusione ottica. Devi riuscire a vedere il numero nascosto. Passerai dalle illusioni ottiche facili a quelle più difficili. Iniziamo con un piccolo riscaldamento. Te l'avevo detto, è 784. Andiamo avanti. Spero che tu sia riuscito a vedere il numero 5346. Saliamo di livello, che dici? La risposta corretta è 725. E un'altra. Sì, è 786. Solo il 5% delle persone riesce a vedere i prossimi numeri. Vuoi provarci? Se la tua risposta è 6012, è corretta. Ed eccone un'altra complicata. È 182 e se l'hai visto, allora sei un fenomeno. Ti avevo detto che non sarebbe stato facile. La risposta corretta è 3708. Vediamo se riesci a gestire le illusioni ottiche in bianco e nero. E la prima nasconde il numero 476. Ecco qua. Se quella era semplice, che dici di questa? Spero che tu abbia capito che era 86.347. Ora mettiamo alla prova i tuoi occhi con delle parole nascoste. Hai sempre 10 secondi per ognuna. Sono sicuro che hai capito che la parola è neve. Riesci a leggere cosa c'è scritto qui? Che sonno! Poveretto! Questa nasconde il nome di un mese. Devi pensare fuori dagli schemi. Sentiti libero di mettere in pausa il video se hai bisogno di più tempo. Bene, il segreto era guardare solo la metà inferiore. È luglio. Che ne dici di questa? C'è la parola don sullo sfondo. E un'altra ancora. Spero tu non abbia mal di gola. Eccone una difficile. Ci vuole un'ottima vista per leggere brani. Un'altra di questa categoria. Sta diventando sempre più complicato.
Se hai letto la parola musica tra le righe, devi essere un genio. Ora vediamo se riesci a decifrare questi messaggi segreti. Ti do 10 secondi. Se qualcuno dice che è solo un mucchio di lettere senza significato, allora fatti valere. Cosa vedi qui? Il potere dell'immaginazione ci rende infiniti. Che frase! Eccone un'altra. Ricorda, cerca di imparare sempre cose nuove. Ti meriti un bel dolce dopo tutta questa fatica. C'è solo un cupcake tra tutti questi coni gelato. Prova a trovarlo. Eccolo, gnam. Devi trovare il pomodoro. Io vedo solo un mucchio di mele, forse tu sei più fortunato. Trovato! C'è una farfalla nascosta da qualche parte tra questi fiori, la vedi? Fantastico! È proprio lì! Riesci a trovare l'unico e solo ananas in questa immagine? Ottimo lavoro! Una di queste foglie colorate è un fungo. Riesci a individuarlo? Ben fatto! Che dici di mettere alla prova i tuoi occhi con un safari? Vedi qualcosa nascosto tra le foglie? Sì, è un camaleonte e si è mimetizzato come solo lui sa fare. C'è una marmotta nascosta da qualche parte tra le rocce. Trovala in 10 secondi. Wow, ottimo lavoro! Un solo coyote non ti farà del male, ma se ha con sé degli amici, assicurati che quest'area sia priva di coyote. Inizia a cercare un posto diverso per il picnic, uno è proprio qui. Guarda dove metti i piedi, ho sentito che ci sono serpenti in giro. Ne ho trovato uno, occhio! Io non vedo niente qui, vediamo se hai una vista più acuta della mia. Che bella gazzella, sei riuscito a trovarla? La prossima illusione è del 1860. Mostra come il cervello percepisce la profondità e le forme. Dunque, pensi che la linea nera si allinei con quella blu? Se hai risposto sì, ti sbagli. In effetti, la linea nera parte da quella rossa. Ora dai un'occhiata a queste illusioni e vediamo cosa noti per primo. Può dire molto sulla tua personalità. Thank you.
Se ti sembra una montagna, sei una persona con i piedi per terra. Sei tenace, affidabile e pianifichi sempre tutto. Superare gli ostacoli ti dà grande soddisfazione. Apprezzi la stabilità e non ti piace correre rischi. Se hai visto prima il lupo capovolto, sei un leader. Tieni sotto controllo le emozioni anche nelle situazioni più stressanti. Gli altri ti ammirano e ti rispettano per questo. Ricorda che a volte va bene chiedere aiuto se ne hai bisogno. Che mi dici di questa? Se hai visto prima le labbra, sei realistico e prendi sempre le cose per come sono. Non cerchi un significato nascosto in ciò che ti accade e in ciò che gli altri ti dicono. Per questo vai d'accordo con le persone. Se hai notato prima gli alberi, sei una persona ambiziosa e perfezionista. Non ti accontenti mai e vuoi sempre essere il numero uno e rendere felici te stesso e gli altri. Se hai visto prima le radici, sei una persona estremamente progressista. Ami provare tutte le nuove tecnologie e stili. Non ti accontenti mai e cerchi sempre di rendere la tua vita migliore e più eccitante. Ecco la prossima. Se ti sembra un pappagallo, sei l'anima della festa. Ti piace stare al centro dell'attenzione, indossare cose che spiccano, parlare ad alta voce e ridere a crepapelle. Hai un sacco di amici e ti amano proprio per questo. Se vedi la ragazza dal bel vestito lungo, sei un tipo misterioso e creativo. Preferisci osservare gli altri mentre sono attivi e rumorosi e trarne ispirazione per il tuo lavoro. Noti persino i più piccoli dettagli e li riproponi sulla tela o sulla carta. Hai 10 secondi per decidere cosa vedi in questa illusione. Se hai visto l'immagine di un elefante e di una giraffa, sei una persona affidabile e laboriosa. Sei molto responsabile sul lavoro e non ti piace deludere gli altri. Le persone ti apprezzano per questo e condividono i loro segreti con te. Se hai visto dei conigli tra gli alberi, non sei una persona semplice come sembra. Rifletti sempre prima di dire o fare qualcosa. Hai sempre una strategia pronta per ogni situazione. Vuoi essere accettato e amato dagli altri, quindi fai molto per compiacerli. Nuova illusione, stesso compito. Se vedi due cavalli attraversare una cascata, sei avventuroso. Quando qualcuno ti dice di provare qualcosa di nuovo o di visitare un posto nuovo, sei sempre pronto. Magari alla fine non ti piacerà, ma preferisci provarci e rimanerne deluso, piuttosto che pentirti di non esserci andato. Se hai notato prima le facce, vedi sempre il quadro generale delle cose e riesci subito a prendere la decisione giusta. Sai cosa vuoi e come arrivarci e non riconsideri mai le tue scelte. Queste qualità ti porteranno lontano nel campo del lavoro. Andiamo avanti. Che bel paesaggio! Ma nasconde qualcosa? Se tutto ciò che vedi sono il mare e le rocce, sei calmo ed equilibrato. A volte sei di cattivo umore, ma guardi sempre al lato positivo della vita e vai avanti. Se hai notato degli animali disegnati sulle rocce, hai un grande occhio per i dettagli. Prima di schierarti, ascolti sempre entrambe le parti. Ti piace fare ricerche e trarre conclusioni logiche. Dunque, questa cosa ti dice? Se sei sicuro che sia il ritratto di una ragazza, sei estroverso e non puoi stare un giorno senza avere delle persone attorno. Sei attivo sui social media e ti diverti ad andare agli eventi dove puoi fare amicizia. Se vedi cavalli e uccelli, sei più introverso. Ti piace stare per conto tuo. Hai degli ottimi amici, ma ci tieni anche a stare da solo. Se hai visto una faccia e i cavalli contemporaneamente, beh, sei un po' entrambi. Ti senti a tuo agio sia a una festa con tanti sconosciuti, sia da solo a leggere un libro. Cosa mi dici di questa illusione?
Se vedi il volto di una donna, sei realistico e abbastanza contento della tua vita. Non ti aspetti troppo dagli altri e, se necessario, sei pronto a farti valere. Se vedi un sassofonista, preferisci il tuo mondo immaginario a quello reale. Nei tuoi sogni hai trasformato il tuo hobby in una vera e propria carriera. Provaci anche nella realtà. Che pensi di questa? Se per te è chiaramente un uomo anziano, sei sempre stato più saggio e più ragionevole degli altri della tua età. Ecco perché le persone spesso ti chiedono consigli e tu le aiuti. Se vedi una ragazza e un uomo più anziano sotto l'arco, in fondo sei un bambinone. I tuoi familiari sono tutto per te, gli chiedi sempre consigli e vuoi la loro protezione. In questo momento metterai alla prova la tua capacità di osservazione. In questo test troverai 4 livelli e ognuno è più complicato del precedente. Prendi una penna e un foglio di carta e segna i tuoi punti. Per ogni risposta corretta otterrai alcuni punti. 1 al primo livello, 2 al secondo, 3 per il terzo e 4 per l'ultimo. Troverai i risultati alla fine del video. Livello 1. 1. Dunque, quante gambe riesci a vedere? Esatto, ci sono 12 gambe. 6 indossano scarpe eleganti e 6 tacchi alti. 2. C'è un animale in questa immagine che sta cercando di mimetizzarsi. Riesci a individuarlo? Ah, ma è un maialino! Il naso lo ha tradito. 3. Riesci a trovare 3 animali nascosti in questa immagine? Esatto, ci sono 3 anatre che si nascondono tra i rami degli alberi. 4. Cosa c'è di sbagliato in questa immagine? 2 lune, ma sul serio? 5. Riesci a individuare qualcosa di strano in questa immagine? C'è un serpente che finge di essere una giraffa. 6. Un normale giro per il supermercato, o no? Lo sarebbe se solo la signora a sinistra non indossasse gli sci. 7. Che ne dici di questa immagine? È tutto giusto? Non proprio. C'è qualcosa che non va con il cartello uscita. 8. Perché questo viaggio in lavanderia non andrà a finire bene? Perché chi diavolo lava le camicie bianche insieme ai calzini rossi? 9. Questa immagine sembra strana, ma perché? Il topo sta inseguendo il gatto, non il contrario. 10. Riesce a individuare l'immagine che non va? Sì, è la ciambella nell'angolo. Beh, è stato facile. Passiamo a qualcosa di più difficile. Livello 2. 11. Quale gattino è diverso dal resto? Sì, lui sembra essere più soddisfatto rispetto agli altri. 12. Ci sono 4 errori in questa immagine. Prova a trovarli tutti. Un globo sotto al lavandino, un paio di scarpe nella credenza, una camicia al posto delle tende e una lampada da tavolo al posto del rubinetto. La vita di questa donna deve essere piena di avventure. 13. Riesci a vedere 2 cose che non c'entrano in questa immagine? Può essere una ragazza o un viso. 14. Vedi un cervo? Un vero maestro del camuffamento. 15. Riesci a trovare 3 animali? Mi domando una cosa. Cosa fanno dei conigli lassù? 16. Ci sono 3 cose sbagliate in questa immagine. Riesci a individuarle tutte? Sul semaforo non c'è la luce rossa e il tram non è attaccato. Ed è il 32 dicembre, sul serio? 17. Quale ragazza sembra diversa? Quella nell'angolo in basso a destra. Beh, sì, perché è un maschio. 18. Quale mago è diverso dagli altri? Probabilmente ha deciso di distinguersi dalla massa indossando un mantello diverso. 19. Manca qualcosa in questa immagine, ma cosa esattamente? Il sole brilla, ma allora perché il cammello non ha l'ombra?
20. Quale emoji è diverso? Sì, quello che non fa l'occhiolino. Ok, non è andata male. E ora, sorprendimi. Livello 3. 21. Quanti cubi ci sono in questa immagine? Ci sono 9 cubi. 22. Riesci a individuare la nota musicale che non c'entra? Sì, sembra più corta delle altre. 23. Riesci a capire quale spago è legato alla banana? Io avrei detto il primo, ma in realtà è il terzo. 24. Quanti animali vedi in questa foto? Beh, ci sono 3 volpi. 25. Qualcosa non va in questa immagine, ma cosa? La brocca è vuota. Da dove viene il latte? 26. Riesci a leggere cosa c'è scritto qui? È un mistero. No, non hai capito. La parola è mystery. 27. Quale unicorno è diverso? Sì, proprio lui, perché è un cavallo, non un unicorno. 28. Cosa c'è di sbagliato in questa immagine? Il pesce non ha le pinne. 29. Cosa si nasconde qui? Un piccolo aiuto. È vivo. Esatto, è un panda gigante. 30. Cosa vedi in questa immagine? È una faccia o un pinguino? Wow, a dire il vero, quel livello mi ha fatto sudare. Livello 4. 31. Riesci a trovare un serpente in questa immagine? Già, a me sembrava la radice di un albero. 32. Cosa vedi in questa immagine? Ci sono 2 alberi e la testa di una donna. 33. Riesci a trovare la moglie del contadino? Ecco un suggerimento, non è lontana. Chi avrebbe mai pensato di capovolgere l'immagine? 34. I bambini sono sicuri che l'astronomo sia ancora nella stanza. Ma dove sarà? Non voleva essere trovato. 35. Queste oche sono in pericolo. Un predatore si nasconde da qualche parte nella foto. Wow, ci è mancato poco. Che paura. 36. Che cosa si nasconde in questa immagine? È un grosso squalo, con tanti denti. Ma che paura. 37. Quante cose vedi in questa immagine? Può essere un mendicante o una faccia, a seconda della prospettiva. 38. Questa immagine è abbastanza ovvia, o no? Prova a capovolgerla. Ora il coniglio è un uomo con i baffi lunghi. 39. Cosa vedi in questa foto? Potrebbe essere un cane che ride o un gatto allegro. 40. E infine, riesci a leggere questo? Ma non mi dire, bad eyes? Ok, questo livello era molto difficile, ma non vedo l'ora di sapere come sono andato. Se il tuo punteggio è compreso tra 0 e 25 punti, lavora di più sulle tue capacità di osservazione. Se hai realizzato da 26 a 50 punti, hai un buon occhio. Con più pratica, diventerai un vero professionista. E se hai totalizzato da 51 a 75 punti, sei un vero Sherlock dei tempi moderni. Riesci facilmente a individuare anche i più piccoli dettagli. Ma se il tuo punteggio è tra 76 e 100 punti, allora wow! Mi sento molto intimidito. Nulla può sfuggirti. Con te non si scherza. Preparati per una nuova serie di sorprendenti illusioni ottiche. Concentrati e non lasciarti ingannare. Numero 1. Guarda attentamente questi cerchi e noterai che stanno ruotando. Ma è solo un'illusione. I cerchi sono del tutto immobili. Numero 2. Qual è maggiore, l'altezza del cappello o la larghezza?
sono assolutamente uguali. I tuoi occhi ti stanno giocando brutti scherzi. Numero 3. Quale torre pende di più? Ma guarda, sono identiche, anche se una torre sembra essere sbilenca quando viene posizionata accanto a una copia di se stessa. Questa viene chiamata illusione della torre pendente. Numero 4. Quanti colori vedi in questa immagine? Puoi vederne quanti ne vuoi, ma in realtà ce ne sono solo 3. Numero 5. Sembra che gli schemi in questa immagine si muovano. Ma una volta che ti concentri su una delle figure, l'intera immagine diventa immobile. Numero 6. Cosa vedi in questa immagine? Una stella in movimento? Beh, una stella c'è, ma in realtà l'immagine è statica. Ancora una volta, se ti concentri su una qualsiasi delle sue parti, l'immagine smetterà di muoversi. Numero 7. Sembra che in questa immagine ci siano 3 cilindri che stanno ruotando. Ma sai cosa fare? Fissa il centro dell'immagine e tutto si fermerà. Numero 8. Quale matita è più lunga? Quella verde sopra o quella viola sotto? Sono della stessa lunghezza. Numero 9. Riesci a trovare 3 animali in questa immagine? Tre coniglietti si nascondono tra i rami degli alberi. Numero 10. Guarda questa spirale rotante. Non c'è dubbio che sia un'immagine 3D, ma in realtà è solo un insieme di figure rotanti che crea un effetto tridimensionale. Numero 11. Guarda lo schermo e muovi la testa avanti e indietro mentre ti concentri sul centro dell'immagine. Quando ti avvicini, le linee sembreranno ruotare in senso antiorario. Non appena inizi ad allontanarti, le linee ruotano in senso orario. Numero 12. C'è qualcosa di nascosto in questa griglia? Riesci a capire di cosa si tratta? Se non riesci a individuarlo, prova a scuotere la testa. Allontanati dallo schermo o chiudi gli occhi. E nel caso in cui anche questo non ti abbia aiutato, fammi rendere la griglia meno luminosa. Ci siamo! Eccolo! È un gatto! Numero 14. Riesci a capire quale parola è nascosta? È bedside. Numero 15. Guarda questa immagine e dimmi quale filo è legato alla banana. Ero sicuro che fosse il filo numero 2, ma in effetti è il terzo. Numero 16. Quale parola è più luminosa? Se rimuovi la griglia, diventerà ovvio che entrambe le parole sono uguali. Numero 17. Ogni banda orizzontale sembra essere più chiara al centro e più scura vicino ai bordi. Ma in realtà il colore è del tutto uniforme. Numero 18. Quale linea è più lunga, A o B? Sono entrambe della stessa lunghezza. Questa illusione viene creata perché la tua mente percepisce questa immagine in uno spazio 3D. Ecco perché il tuo cervello ti dice che la linea più vicina a te deve essere più corta di quella più distante. Numero 19. Gli occhi della donna sono dello stesso colore?
In effetti lo sono. Puoi assicurartene confrontando il colore dei suoi occhi con il colore dei suoi capelli. Numero 20. A prima vista è solo un ventaglio rosso che ruota su uno sfondo verde brillante, ma prova a concentrarti sul punto nero al centro. Dopo un po' noterai che il verde sotto il ventaglio è più luminoso dell'anello circostante e le pale della ventola sono in realtà più rosse del disco centrale. Numero 20. Questi due dischi stanno pulsando, spariscono e ricompaiono, ma lo fanno allo stesso tempo? Continua a guardare e vedrai che dipende dallo sfondo. Quando è chiaro, i dischi pulsano in sincronia, ma quando una parte dello sfondo è chiara e l'altra è scura, i dischi sembrano non pulsare simultaneamente. Numero 22. Quale parola è nascosta in questa immagine? La parola è quality. Numero 23. Quale creatura ha la bocca più lunga? Quella gialla o quella verde? Le bocche sono della stessa lunghezza. Numero 24. Che ne dici di questa immagine? Quale parola nasconde? Batti il 5 se hai individuato quite. Numero 25. È così che una serie di semplici linee rette possono ingannare il tuo cervello. Il quadrato formato da linee verticali appare più largo e più corto di quello formato da linee orizzontali. Numero 26. Guarda questa piramide di diamanti allungati. Questi diamanti sono più scuri nella parte superiore o nella parte inferiore della piramide? Tutti i diamanti sono identici, anche se non sembra, ma una volta che iniziamo a spostarli in questo modo e confrontarli tra loro, diventa ovvio. Numero 27. Trova tre animali nascosti in questa immagine. Hai ragione, ci sono tre volpi, proprio lì, sull'albero. Numero 28. Guarda la ruota che si muove dietro la staccionata rossa. I suoi raggi sembrano piegati verso il basso. Ma in realtà non c'è niente di sbagliato nella ruota e i raggi sono perfettamente dritti. Vuoi esserne certo? Guarda la recinzione mentre diventa trasparente. Ecco qua. Numero 29. Dunque, questa ruota sembra girare in senso orario e i raggi si muovono in senso antiorario, ma se guardi attentamente uno dei suoi raggi, noterai che in realtà si trova in un posto solo. O meglio, fa un piccolo spostamento in avanti e poi torna al suo posto. Numero 30. Quale parola è nascosta in questa immagine? È feather. Numero 31. Cosa vedi in questa immagine? Qui non c'è una risposta definitiva. Alcune persone notano delle impronte, altre 5 birilli. Numero 32. Che ne dici di questa immagine? Sono tre gruppi alternati di scanalature o forse vedi tre tubi ovali? Il trucco è che il lato destro dell'immagine sembra una superficie piegata e il lato sinistro assomiglia a dei tubi. Numero 33. Quale parola vedi? La parola è change. Numero 34. Guarda le linee blu. Sembra si muovano in coppia. E adesso, improvvisamente, formano il contorno di un diamante. Numero 35. Questi binari ferroviari sembrano avere dimensioni diverse.
Quello inferiore sembra più grande di quello in alto, ma se li cambiamo diventa ovvio che sono identici. Numero 36. Queste linee orizzontali ti sembrano parallele? E se ti dicessi che lo sono e che quello che vedi è solo un'illusione? Numero 37. Cerca di capire quale linea è più lunga. Se la tua risposta è stata «Dai che sono uguali», hai assolutamente ragione. Numero 38. Riesci a vedere qualcosa di insolito in questa immagine? C'è un dalmata! Numero 39. Sembra esserci un rigonfiamento nel mezzo di questa scacchiera. Ma in realtà la scacchiera non ha nulla che non va ed è perfettamente quadrata. Si vede una volta che si rimuovono i minuscoli puntini bianchi e neri. Numero 40. Le strisce orizzontali blu in questa immagine non sono parallele, vero? Ma se rimuoviamo tutti gli elementi aggiuntivi, diventerà evidente che lo sono e come. Questa nuova serie di illusioni ottiche metterà alla prova la tua percezione visiva. Se ti senti stordito quando guardi le cose che girano o lampeggiano, fai molta attenzione e chiedi a qualcuno di guardare queste illusioni con te. Sei pronto? Metti lo schermo intero e cominciamo! Dai un'occhiata a questa coppia di cerchi. Non è un'illusione, sono identici e stanno ruotando, ma non si muovono sullo schermo. Le frecce confondono il tuo cervello, quindi sembra che i cerchi si stiano restringendo e persino che si muovano avanti e indietro. Se sei riuscito a focalizzare lo sguardo in modo che non si muovano, allora sei un mago. E questa stella? È statica o dinamica? Sebbene la stella sembri pulsare, le sue dimensioni non cambiano, ma il colore crea l'illusione di movimento. Passiamo alla prossima. Guarda, riesci a notare qualche movimento? Quest'immagine è statica, ma se guardi per molto a lungo questi fiori, il tuo cervello si convincerà che si stanno muovendo. E quest'immagine? La direzione di questo schema inganna il tuo cervello e ti fa credere che il cerchio ruoti a sinistra. Lo stesso vale per questo schema. Ti sembra che giri? E quest'immagine? Riesci a notare qualche movimento? Beh, in questo caso non mi sorprende perché questa immagine è animata. Un'illusione ottica non è sempre un'illusione, quindi fai sempre attenzione. Diamo un'occhiata alla prossima. Questa stella sembra danzare perché la sua forma asimmetrica confonde il tuo cervello. Forse è il momento di chiederti cos'altro mi fa vedere il mio cervello che non esiste. Cosa mi dici di questo bellissimo schema? È solo un'illusione ottica o un'immagine animata? Esatto, è un'animazione. Ecco la prossima. Se focalizzi tutta la tua attenzione al centro di questa immagine, inizierà a muoversi.
in realtà è sempre uguale. Non lasciarti ingannare. La tua percezione potrebbe cambiare se sbatti le palpebre un sacco di volte e scuoti la testa. Andiamo avanti. Dai un'occhiata a questo schema. Quest'immagine è statica? Sì, lo è. Alcune illusioni ottiche funzionano perché creano dei contrasti nel nostro campo visivo. Questi due cerchi sono costituiti da altri piccoli cerchi a strisce rotanti. Cambiano il verso della rotazione in base al modo in cui il nostro cervello gestisce le informazioni su cui si sta concentrando. È diverso dal modo in cui elabora le informazioni periferiche. Puoi capirlo meglio se ti concentri su un cerchio e poi su un altro. Ti gira la testa? Vediamo questa. Lo zigzag è un ottimo strumento per creare una serie di illusioni ottiche che possono farti sentire come se stessi volando. Ma questo particolare motivo a zigzag è animato o no? No, è un'immagine statica. Fai attenzione con gli zigzag. La prossima illusione ottica ti farà vedere cose anche con gli occhi chiusi. Tutto quello che devi fare è fissare il naso di Marilyn Monroe al centro di questo ritratto. Continua a fissare lo stesso punto per almeno 7 secondi e cerca di non battere le palpebre. Pronto? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ora guarda il soffitto e sbatti le palpebre più volte. Chiudi gli occhi. Riesci ancora a vedere il ritratto? Non preoccuparti, scomparirà tra pochi secondi. Quest'illusione ottica è chiamata immagine residua. Appare dopo aver fissato un'immagine per un po'. Di solito richiede circa 30 secondi. Poi devi chiudere gli occhi o guardare un pezzo di carta bianca. L'eccessiva stimolazione fa perdere sensibilità ai bastoncelli e ai coni negli occhi. Ecco perché per un breve periodo continui a vedere la stessa immagine. Ora diamo un'occhiata a questo schema. Quest'immagine è statica o dinamica? Non è un'illusione ottica, questo schema è animato. Se sei riuscito a capirlo, beh, ottimo lavoro! Ora diamo un'occhiata a questa. Queste sfere si muovono? No, non lo fanno. Se sei stato abbastanza attento, avrai notato che la parte superiore si muoveva solo quando strizzavi gli occhi e ti concentravi sulle sfere. Questa illusione ottica è statica. Ma se ti concentri sul centro dello schermo, inizierà a ruotare. Passiamo alla prossima. Questa illusione ottica ti farà sentire come un vero mago e aumenterà le tue capacità di concentrazione. A questo punto probabilmente vedi che i cerchi statici iniziano a muoversi, sporgere e ruotare. Ma in quale verso? Non c'è una risposta corretta. Il cerchio più grande probabilmente gira a sinistra, ma se sposti la messa a fuoco al centro dell'immagine, lo stesso cerchio inizierà a girare a destra. Il movimento cambia a seconda della zona su cui ti concentri. Le frecce all'interno di questi cerchi colorati possono confondere la tua vista. Cerca di non guardarle e noterai che i cerchi non cambiano forma e non si muovono affatto. È abbastanza chiaro che quest'anguria sta girando, giusto? No, se socchiudi gli occhi e ti concentri sulla sfera, vedrai che non è così. Vedi? Non si muove! Questa figura può muoversi come un serpente e i puntini neri inizieranno a lampeggiare di bianco.
Ma non lasciarti ingannare, quest'immagine è sempre la stessa. Ti gira la testa? Sperimentiamo con i puntini che scompaiono. Concentrati sul punto verde al centro. Cerca di non battere le palpebre. Vedrai uno o più puntini gialli scomparire e poi riapparire casualmente. Ecco un'altra illusione con puntini che scompaiono. Migliaia di persone in tutto il mondo si sono lamentate del fatto che questa semplice illusione ottica gli abbia fatto mettere in discussione la realtà. Ci sono 12 puntini neri alle intersezioni di questa immagine, ma il tuo cervello non ti permette di vederli tutti insieme. Quanti puntini hai contato? Ci sono 12 puntini neri in questa immagine ed è un dato di fatto, ma la maggior parte delle persone non può vederli tutti e 12 contemporaneamente. Quando ti concentri su quel punto nero al centro del tuo campo visivo, il tuo sistema visivo riempie automaticamente lo spazio intorno. E questo modello regolare di linee grigie su sfondo bianco fa credere al tuo cervello che non ci siano punti neri. Ecco perché non vedi i punti neri intermittenti o li vedi scomparire e riapparire mentre dai uno sguardo all'immagine. Questa simpatica animazione è molto complicata. Rappresenta una luna e 6 stelle che la circondano. C'è anche uno strato circolare punteggiato che si muove sullo sfondo. Cerca di non muovere la testa. Se riesci a focalizzare gli occhi sulla luna e a rimanere perfettamente immobile, noterai che le stelle inizieranno a scomparire. Quante sono sparite? Non esiste una risposta corretta. Il numero di stelle scomparse dipende dalla tua percezione. Questa complicata ruota può far credere al tuo cervello che gira, ma è una bugia. Potresti notare che la ruota cambia direzione quando inclini la testa a destra o a sinistra. Questo trucco ti farà vedere le tue mani sciogliersi come acqua, ma non preoccuparti, è temporaneo. Continua a fissare il centro dello schermo per 30 secondi, cerca di non battere le ciglia. Ora dai un'occhiata alle tue mani, si stanno sciogliendo, puoi anche guardare un testo e noterai che è ondulato. Dai un'occhiata a questa complicata illusione ottica, cosa puoi dirmi di questa ruota? È statica o dinamica? È statica, il tuo cervello ti gioca brutti scherzi. Ora facciamo una piccola pausa e passiamo a un altro compito. Riesci a vedere la scimmia diversa? Eccola qui. Riesci a trovare il mostro diverso? Questo tizio nell'angolo a destra non sembra felice come gli altri. Ci sono molti zeri qui. Riesci a vedere un altro numero nascosto? Eccolo qui. Questo schema consiste di sole e mele rosse? No, ecco un pomodoro. Riesci a trovare due emoji simili in mezzo a queste? Eccole! E questo set di emoji, riesci a vedere due emoji identiche? Eccole!
Dai un'occhiata a queste emoji, sono tutte diverse? No, queste due emoji sono uguali. Quante emoji uguali riesci a trovare? Ce ne sono tre. E questa serie riesce a individuare eventuali emoji identiche? Eccole qua, ci sono ben tre emoji identiche. Se le hai viste, beh, ottimo lavoro. Dai un'occhiata a questa serie. Riesci a trovare due emoji identiche? Eh già, eccole qua. In questo gruppo di gatti c'è qualcuno di diverso. Questo qui non è un gatto, è un coniglio. Riesci a trovare il quadrifoglio? Eccolo qui. Che fortuna! Ehi là, sei pronto a farti sbalordire da alcune illusioni ottiche incredibili? Vuoi capire quanto facilmente si possa ingannare la mente? Allora scopri queste 11 illusioni ottiche e fammi sapere quale ti ha colpito di più. Allora, ecco la prima. Guarda attentamente, cosa vedi qui? La maggior parte della gente è convinta di vedere una sfera 3D su uno sfondo monocromatico a motivi geometrici. O forse senti anche che la palla è sospesa in aria davanti a una superficie piana. In realtà è un'immagine 2D. L'illusione si verifica per come sono posizionati gli elementi. Un'altra immagine 3D che in realtà è completamente piatta. Non so te, ma a me sembra di guardare dune di sabbia a fantasia azzebrata. Ebbene no, questo effetto si ottiene grazie al diverso spessore e alla diversa posizione delle strisce. Ora, guarda questa immagine. Non distogliere lo sguardo nemmeno per un momento. Visto? I cerchi si stanno muovendo. È un'illusione molto famosa. La cosa sbalorditiva è che il movimento si ferma solo se guardi un punto solo dell'immagine. Provaci! E se inizi a guardarti intorno, ricomincia a muoversi. È magia? All'inizio questi cerchi potrebbero sembrarti semplici e senza pretese, ma prova a muovere la testa avanti e indietro mantenendo la concentrazione sul punto al centro dell'immagine. Vedi che i cerchi formati dai rombi iniziano a ruotare? Quando inclini la testa verso lo schermo, si muovono in una direzione. Quando ti allontani dall'immagine, si muovono nella direzione opposta. Non è pazzesco? Che ne dici di qualcosa di ancora più sconcertante? Guarda questa immagine. La griglia si muove verticalmente, giusto? Non proprio. Si muove in diagonale. Questa illusione si verifica quando un palo a strisce diagonali ruota orizzontalmente attorno al suo asse verticale. All'osservatore sembra che le strisce si muovano verso il basso piuttosto che attorno al palo. Perché? Perché vedi il palo attraverso una finestra verticale che ti fornisce pochissime informazioni su ciò che gli sta realmente accadendo. Guarda questa bellezza. Questa illusione cinetica non ti fa sentire come se l'immagine fosse allo stesso tempo fluente, luccicante, in movimento e tutto allo stesso tempo? Eppure in realtà non sono altro che un insieme di linee dello stesso colore provenienti dal centro comune. La prossima illusione che vedrai è bellissima. Più a lungo guardi l'immagine, meno ti sembrerà statica. L'immagine infatti sembra ruotare, anche se in realtà non si muove nemmeno un po'.
Questa illusione si verifica perché gli occhi vengono ingannati dalle variazioni di dimensioni dei cerchi e dai contrasti di colore che interagiscono. Wow, questa immagine è luminosa e carina, ma non fissarla troppo a lungo. Potrebbe darti un leggero mal di testa e farti male agli occhi. Comunque, ora che ti ho avvertito, non ti sembra che tutti questi anelli ruotino in direzioni opposte? So che questo effetto è estremamente forte, ma giuro che non è una GIF animata. È un'immagine perfettamente ferma, ma le forme e i colori fanno sembrare che gli anelli si muovano. Ehi, guarda questo paesaggio viola in 3D! Non è affascinante? L'unico problema è che, scommetto che hai già intuito, questa non è un'immagine 3D. È l'insolito motivo luminoso che crea questa illusione. Ecco un'altra illusione 3D. Questa volta è una scacchiera che sembra rigonfiarsi. Guardala attentamente. I quadrati sono perfettamente dritti. I loro confini sono paralleli e perpendicolari. Ma il tuo cervello insiste. Questa immagine è a cupola. La spiegazione è collegata ai punti che in realtà non toccano i bordi dei quadrati. C'è sempre un margine stretto che però la mente interpreta come linea che ti modifica la percezione. E invece di apparire come angoli retti, alcuni sembrano acuti e altri invece ottusi. In questa immagine tutti i bordi sono verticali, orizzontali o con un angolo di 45. Ma la vedi così? Scommetto che la risposta è no. Ed ecco un'altra cosa che puoi fare con questa immagine per renderla ancora più interessante. Metti in pausa il video in modo che l'immagine sia statica e sposta la barra di scorrimento su e giù. Sembrerà che l'illusione abbia anche qualche elemento in movimento. Stupenda! Ora, che ne dici di provare a capire cosa rende possibile che le illusioni ottiche ingannino la nostra mente? Voglio dire, sai al 100% che quello che i tuoi occhi dicono al tuo cervello è sbagliato, ma non riesci proprio a smettere di vederlo. Gli scienziati ritengono che a volte il nostro cervello possa inconsciamente piegare la nostra percezione del mondo per soddisfare le nostre aspettative, ad esempio colmando delle lacune sulla base delle tue esperienze passate. In altre parole, non sono i tuoi occhi che ti giocano brutti scherzi, è il modo in cui il tuo cervello interpreta l'immagine inviata dagli occhi. Come ha detto un esperto, l'illusione ottica è una discrepanza tra l'impressione visiva e le proprietà reali dell'oggetto. Ad ogni modo, la mia illusione preferita è quella dei cerchi rotanti luminosi. La tua invece? Condividi la tua opinione nei commenti. Guarda queste linee molto attentamente. Cosa ne pensi? Scommetto che queste righe ti sembrano oblique. A me è venuto il mal di testa solo a guardarle. In realtà però le linee sono parallele. È la fantasia delle righe a creare questa incredibile illusione ottica. Se non mi credi, metti in pausa il video e verifica tu stesso. E questi anelli? Sembrano ruotare e muoversi in direzioni diverse. In realtà gli anelli non cambiano mai posizione. L'immagine è ferma. L'unica cosa che cambia è il colore dei petali. Ciò che vedi ora è una sorta di illusione cromatica. Il cerchio in alto sembra essere più scuro di quello in basso, vero? In realtà questi cerchi hanno la stessa tonalità di rosso. Questa illusione dimostra che il colore dello sfondo può influenzare il modo in cui il nostro cervello percepisce il colore dell'oggetto stesso. Nonostante le apparenze, questa illusione ottica con i dischi rotanti non è un video. È un'immagine ferma anche se le serpentine sembrano girare davanti ai tuoi occhi. Questa illusione ottica dipende da come i nostri occhi processano un'immagine. La scansionano ripetutamente, mettendo a fuoco e regolandosi continuamente. Ora ti dirò un trucco da provare. Concentrati intensamente su una singola serpentina. Voilà, tutto fermo. Anche se sappiamo già come funziona questo principio, i nostri occhi continuano a ingannarci, sostenendo che il quadrato a sinistra sia molto più chiaro di quello a destra. In realtà le loro tonalità sono esattamente le stesse. Puoi verificare? Ricorda, è tutta una questione di sfondo. Questa è la cosiddetta illusione del caffè wall. Le righe in questa immagine sembrano inclinate verso l'alto o il basso, giusto? Ma le linee orizzontali sono tutte parallele. Se vuoi una prova, metti in pausa il video e copri la parte superiore e inferiore di una fila di quadrati con un foglio di carta. Non li vedrai inclinati. Osserva il movimento di queste brevi linee blu e gialle. Sembrano muoversi alternativamente, proprio come piccoli piedini che fanno tip-tap, tip-tap.
Questo effetto diventa ancora più evidente se non guardi direttamente i piedi, ma fissi lo spazio tra essi. Beh, è solo un'altra illusione ottica. In realtà il movimento di queste brevi linee multicolore è sempre simultaneo. Guarda, è un video? Sembra proprio di sì, ma una volta che ti concentri, ti rendi conto che lo snowboarder non sta davvero andando avanti. Questa illusione coinvolge 4 fotogrammi. I primi 2 fotogrammi consecutivi di un video e i successivi ripetono i primi, ma in negativo. La ragione per cui questa illusione funziona è l'inversione simultanea del contrasto e della direzione del movimento, che ci fa credere che lo snowboarder si muova ininterrottamente. Questa immagine è ferma e tuttavia sembra espandersi, con la parte centrale che cresce sempre di più davanti ai tuoi occhi. L'effetto è più forte se non guardi direttamente l'immagine. La cosa più strana è che non tutti possono percepire questa illusione, e nessun esperto ha ancora capito il perché. Ecco una sequenza rotante composta da croci blu e 3 punti gialli. Prova a concentrarti al centro, su quel punto lampeggiante rosso-verde. Per magia i punti gialli scompaiono di tanto in tanto. Lo fanno uno per uno, a coppia o tutti e 3 contemporaneamente, vero? Beh, in realtà no, è solo un'illusione. In realtà i 3 punti gialli sono sempre presenti. Guarda questo oggetto rotante, sembra tridimensionale, tipo una trottola. In realtà è un'illusione ottica creata dalla rotazione di alcune figure. Potresti non vederla subito in 3 dimensioni. Se è così, prova a immaginare un cratere rotante. Potrebbe aiutare. In questa immagine vediamo binari ferroviari e 2 linee gialle. Quella in alto è sicuramente più lunga di quella in basso, no? Beh, una volta osservate da vicino, ti renderai conto che entrambe le linee hanno la stessa lunghezza. Questa illusione è basata sulla nostra percezione. Tendiamo a vedere questa immagine con una prospettiva lineare, che fa sembrare la linea gialla in alto più lunga di quella in basso. Quando guardiamo questa illusione ottica, sembra che lo sfondo giri intorno a un cerchio. In realtà sia lo sfondo che il cerchio rimangono completamente fermi, ma l'effetto è piuttosto ipnotico. Questa prossima illusione è piuttosto interessante, anche se non tutti riescono a vederla al primo colpo. Segui con lo sguardo il punto rosso. Tieni presente che ruotare la testa potrebbe aiutarti. Vedrai che alcuni quadrati sullo sfondo iniziano a muoversi. Ovviamente, in realtà, sono immobili. L'effetto potrebbe essere fugace, a volte forte, a volte assente. In ogni caso, ogni movimento qui, a parte il punto rosso, è assolutamente illusorio. Guarda questa immagine. Sei sicuro che i cerchi non si stiano muovendo? In effetti sembrano oscillare in un movimento ondulatorio. Accade a causa di un ritardo nel modo in cui elaboriamo le informazioni visive. Quando i tuoi occhi si spostano da una parte dell'immagine all'altra, il cervello pensa che ci sia movimento. Onestamente, questa prossima illusione ottica mi ha lasciato leggermente confuso. Guarda, i colori sembrano girare, vero? Ma è un'immagine statica e l'effetto è creato dalla combinazione di motivi e colori. Per leggere il messaggio segreto nascosto in questa immagine, prova a non mettere troppo a fuoco. Per farlo, socchiudi gli occhi o stringili leggermente. Ah, il messaggio segreto è Hide and Seek. Ma se guardi più da vicino, le parole scompariranno del tutto dalla tua vista. Guarda questa immagine rotante. La ruota definita dai settori scuri e luminosi ruota in senso orario e i raggi ruotano in senso antiorario, giusto? Ora concentrati sull'immagine e guarda fisso. I raggi in realtà sono fermi. Anche questa immagine è piuttosto strana. Riesci a dire se il punto più piccolo di questa illusione in bianco e nero sporge verso l'esterno o punta verso l'interno? Beh, le linee contrastanti non ci permettono di capirlo, quindi è soggettivo. Un'altra illusione ottica per mettere in dubbio la tua percezione dello spazio. Riesci a capire quale finestra è più grande? A prima vista sembra che quella a destra sia molto più grande dell'altra. In realtà non sono solo esattamente della stessa dimensione, ma i bordi superiori e inferiori sono perfettamente allineati. Incredibile! Guardando la prossima immagine, ti salteranno subito all'occhio 4 diamanti. Ma non c'è una singola linea a disegnarli. È solo il contrasto tra il bianco e il nero che fa sì che il tuo cervello immagini quelle linee. Alcune delle illusioni ottiche più ingannevoli possono sicuramente farti girare la testa. Ad esempio, questa. A sinistra i quadrati rossi sembrano essere deformati e storti. A destra, dove questo bizzarro intreccio di linee nere e bianche è quasi scomparso, vediamo che i quadrati rossi sono tanto dritti e, beh, quadrati. Questa potrebbe essere l'illusione più straordinaria di tutte. Guarda queste torri. Una sembra inclinarsi più dell'altra. Sì, quella a destra. Ovviamente sembra così, ma non è vero. Le due immagini sono identiche. È il modo in cui sono posizionate l'una accanto all'altra che fa sembrare quella di destra più inclinata. Ora guarda questa immagine. Riesci a credere che le linee che compongono questi quadrati siano completamente dritte? Esatto, tutte quante, anche quelle al centro. La disposizione dei quadratini all'interno dei quadrati fa sembrare le linee curve. Quante sfumature di grigio riesci a vedere in questa barra? La risposta corretta è
11. No, sto scherzando. Il colore nella barra è sempre costante. Lo sfondo ti fa vedere più di una sfumatura di grigio. Si vede chiaramente se copri gli spazi sopra e sotto la barra. Riesci a dirmi quale delle superfici è più scura? È A o B? La A sembra più scura, ma in realtà sono dello stesso colore. Copri il centro del disegno con una mano. Gli scienziati non riescono ancora a spiegare questa illusione. Una teoria dice che potrebbe accadere perché il cervello interpreta i segnali dai fotorecettori negli occhi. Le cellule più attive riducono l'attività di quelle vicine e questo crea un contrasto che in realtà non esiste. Ora trova il quadrato più scuro in questa immagine. Qualunque sia il quadrato che hai scelto, non è corretto. Sono tutti dello stesso colore, solo messi su sfondi diversi. Andiamo avanti. Sceglierai i pezzi bianchi o quelli neri. A te la scelta. Bene, non puoi scegliere il bianco o il nero perché i pezzi sono tutti dello stesso colore. Lo sfondo e il modo in cui percepisci la luce spiegano questa illusione. Quanti colori vedi? Io ne vedo 4. In realtà sono 2, rosso e verde. Ti sembra che ci siano colori diversi perché alcuni sono circondati dal bianco e altri dal verde. A proposito, in termini scientifici, il bianco non è un colore, è la presenza di tutti i colori. Ecco perché non si conta come uno solo. Eccone un'altra. Quale lato è più oscuro? No, non è il lato destro. La tonalità di rosso sembra più scura a destra a causa dello sfondo nero. Oh no, questo tavolo è inclinato a destra e sta per capovolgersi. Oppure no? Tranquillo, è del tutto stabile. Le linee oblique creano questo effetto. Entrambi i rettangoli sono paralleli. Puoi verificarlo con un righello. Quanti difetti vedi in questo quadrato? La risposta corretta è 0. Il quadrato di Walter Einstein è perfetto. Sembra curvo perché è posizionato all'interno di uno schema di cerchi concentrici. Preferisci il tavolo rettangolare o quello quadrato? Non importa quale scegli, perché sono esattamente della stessa forma e dimensione. Ecco una classica illusione di Ponzo. Quale delle linee verdi è più lunga? È quella in primo piano! Scherzo, sono della stessa lunghezza. Questa illusione funziona perché il tuo cervello vede l'immagine in prospettiva, ma è solo un'immagine 2D. Che ne dici di fare un giro? Pensi che questa ruota panoramica si muova in senso orario o antiorario? Mi dispiace, oggi siamo chiusi. Qualsiasi movimento che vedi è solo un'illusione. Eccone una facile. Prova a dirmi il colore di queste parole. Ehi, ti ci vorrà un'eternità per concentrarti sui colori senza leggere. La metà destra del tuo cervello sta cercando di capire i colori e la metà sinistra ti fa dire le parole. Questo è noto come effetto Stroop e viene utilizzato per fare dei test per i lavori in cui la concentrazione è un must. Riesci a contare tutti i punti grigi nelle intersezioni in questa griglia?
La risposta corretta è 0. Questa è l'illusione della griglia di Hermann. Il tuo cervello ti fa pensare che ci siano punti grigi nelle intersezioni a causa dell'oscurità intorno. Se guardi più da vicino, i punti spariscono. Ecco un altro classico, il cubo di Necker. È stato scoperto nel XIX secolo. Pensi che il muro blu sia nel blocco o sul blocco? È sulla parete di fondo o quella laterale? Non c'è una risposta corretta, quindi continua a indovinare. È solo un insieme di alcune forme geometriche o c'è un messaggio segreto? Eureka! Ecco la risposta corretta. Sei pronto per fare un giro in elicottero? Scegli quello con la linea più lunga in cima. È impossibile. Sono della stessa lunghezza, ma è l'ambiente circostante che ti fa credere il contrario. Facciamo un po' di magia. Puoi trasformare questa foto negativa in un'immagine a colori grazie al potere del tuo cervello. Fissa i punti al centro del viso della ragazza per circa 30 secondi. Ora sposta gli occhi al centro dell'immagine bianca a destra della ragazza. Sbatti gli occhi più volte. Vedi l'immagine della ragazza a colori? In caso contrario, prova a fissare l'immagine negativa per più a lungo o sediti più vicino o più lontano dal monitor. Questa illusione funziona quando i tuoi coni e bastoncelli vengono sovrastimolati. Le cellule che visualizzano la parte più scura dell'immagine sono meno colpite. E quando distogli lo sguardo reagiscono e puoi vedere l'immagine originale al contrario. Alcune illusioni ottiche con un doppio significato possono dire molto sulla tua personalità. Cosa vedi qui? Se per te è il profilo di un uomo, sei piuttosto realistico e prendi le cose per quello che sono. Ti fidi degli altri e ti affidi facilmente a loro sul lavoro e nella vita personale. Fai facilmente nuove amicizie. Se hai notato la parola liar, cerchi sempre un significato nascosto in ogni cosa. Non è facile per te fidarti degli altri. Anche quando le cose vanno bene, pensi sempre che possa accadere qualcosa. Quanti panda vedi in questa immagine? Se sono solo due, sei una persona ambiziosa e focalizzata sui propri obiettivi. Quando hai un piano, niente può distoglierti. Sei diretto e dici sempre quello che pensi. Se hai visto 5 o più panda, sei una persona molto creativa. Vedi sempre quello che gli altri potrebbero non notare. Ti viene l'ispirazione quando meno te l'aspetti, anche dalle cose più banali. Che mi dici di questa? Se vedi un occhio enorme, sei una persona stabile e sei abbastanza contenta della tua vita. Hai una tua casa, un lavoro e i tuoi luoghi preferiti a cui non rinunceresti mai per intraprendere un nuovo percorso di vita. Se vedi un paesaggio con un abisso verde o il cratere di un vulcano, ti piacciono le avventure. Non vedi l'ora di esplorare il mondo e la tua più grande paura è sistemarti e non avere la possibilità di viaggiare. È ora della prossima illusione. Coloro che vedono il volto di una ragazza sono delle persone piuttosto emotive e sentimentali. Ti manca qualcuno o qualcosa che ti ha reso davvero felice e non riesci ancora a lasciarlo alle spalle. Cerca di pensare che il meglio debba ancora venire. Chi vede un giovane che fissa un paesaggio è a un crocevia della propria vita. Ti rendi conto che hai bisogno di fare dei cambiamenti per essere felice, ma non sai da dove cominciare. Puoi fare ciò che desideri, devi solo fare il primo passo. Eccone una davvero complicata.
Se ti sembra un paesaggio con un uomo a cavallo, sei più estroverso che introverso. Ti piace stare da solo, ma ti piace anche stare in compagnia. Sei divertente, alla mano e ti piace il gioco di squadra. Se vedi un lupo, devi essere più introverso che estroverso. Ti piace stare da solo e riflettere sulla tua vita. Non hai paura della responsabilità e preferisci ottenere le cose grazie alle tue abilità.